Cara Maria, sono arrivato a Brancaleone, domenica 4 nel pomeriggio, e tutta la cittadinanza a spasso davanti alla stazione pareva aspettare il criminale che, munito di manette tra due carabinieri, scendeva con passo fermo diretto nel municipio. Il viaggio di 2 giorni con le manette e la valigia è stata un'impresa di alto turismo. Ormai il nome della famiglia è irrimediabilmente compromesso. Le stazioni di Napoli e Roma le ho attraversate nel momento di maggior traffico e bisognava vedere come la gente faceva largo al sinistro terzetto. A Roma una bambina che va ai bagni chiede al padre: «Papà, perché nelle manette non fanno passare la corrente elettrica?» A Napoli non è mancata nemmeno la caduta sotto la croce, sotto forma di uno stramazzone. Manette, valigia e tutto, preso sulla scalinata del cortile delle carceri. Allora un cireneo si è occupato della valigia. Qui ho trovato una grande accoglienza. Brave persone, abituate a peggio, cercano di tenermi buono e caro. Qui sono l'unico confinato. Che qui siano sporchi è una leggenda. Sono cotti dal sole. Le donne si pettinano in strada, ma viceversa tutti fanno il bagno. Ci sono maiali e le anfore si portano in bilico sulla testa. La grappa non sanno cosa sia. La spiaggia è sul Mar Ionio, che somiglia a tutti gli altri e vale quasi il Po. Insomma, non chiedo che libri, soldi e saluti dalle amicizie. Ciao.